quando ti avvicini dentro per entrare dentro lo stadio, io sentivo il ticchettio, mi piaceva sentire il ticchettio dei tacchetti delle scarpe. E quando senti cioè che ti avvicini dentro al campo, è già una bella sensazione. Cioè ci sono dei fotogrammi appunto della tua vita, delle tue gesta anche sportive, che non ti abbandoneranno mai. Quello più di altri, più di molti altri, quello è il segno distintivo di un mio gol, cioè delle mie caratteristiche. E quello è il mio gol proprio, perché io gli ho rubato proprio un decimo, sono partito prima di lui, un decimo di secondo, e quando gli partivo davanti non ce la fai più poi. Quando è finita la partita ho avuto, diciamo, una doppia sensazione. La prima è che dice, ce l'ho fatta, sono arrivato, è stata una cosa davvero, ti ripercorre nella tua testa tutta la tua carriera, quando eri bambino, piccolo, e rivedi insomma velocemente quello che era e dove sei arrivato. Dall'altra parte l'altra sensazione era che mi dispiaceva che fosse finito il campionato del mondo. Questo per far capire che cos'è, oppure forse che cosa non è, la felicità. Cioè la felicità che cos'è? È un momento, è un decimo, è un secondo, perché poi passa. Quando tu vinci una cosa importante, non vinci solo il trofeo. Vinci con gli altri, vinci perché rivivi la vita che hai fatto, sono momenti di rivalsa. Insomma, ci sono mille motivazioni in quel trofeo, in quella coppa. E dentro c'è proprio la tua vita, non c'è soltanto il gol.